Oggi, 15 agosto, è la festa di Maria Assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Il Vangelo non ci racconta l'assunzione della Vergine Maria, però ci offre molte tracce per comprenderne il significato. Nel Vangelo di Luca è caratteristico di Maria il fatto che gli uomini, pieni di ammirazione e di gioia, percepiscono che cosa contraddistingue la sua persona, rendendola unica, e per questo la chiamano beata. Maria è la prima persona che chiamano beata e solo per lei vengono espresse delle beatitudini che valgono solo per la sua persona. La beatitudine di Maria, la radice fondamentale della sua santità è nell'intensità profonda della sua fede, beata colei che ha creduto. E nel suo ascolto pienamente obbediente alla parola di Dio. Poi Maria è detta beata per le grandi cose che Dio ha fatto in lei. Ed infine Maria è beata a causa di suo figlio. Maria è anche, insieme a Gesù, l'unica persona il cui spirito esulta di fronte all'opera di Dio. A lei, come a Gesù, appartengono in maniera piena e profonda, secondo il Vangelo, la gioia e la beatitudine. Questi segni della unicità di Maria, che il Vangelo ci presenta, la legano indissolubilmente a Gesù. Ciò che è proprio di Maria è proprio anche di Gesù. E Maria è grande ed unica in cose che la accomunano al suo figlio Gesù. Per questo appare logica e giusta la fede della Chiesa che dice che neppure la morte ha potuto separare questa profonda unione tra la madre e il figlio. Maria e Gesù, per questo sono da subito legati nella beatitudine e nella gioia oltre la morte. Le forme di questa unione misteriosa, naturale e soprannaturale insieme, la Chiesa le annuncia parlando dell'assunzione di Maria in cielo, anima e corpo.
Il dogma non fa altro che dire con altre parole quello che dice il Vangelo, che Maria somiglia a Gesù, come nessuno sulla terra somiglia a Gesù, e che Maria è unita a Gesù come nessuno sulla terra è unito a Gesù. Per questo neppure la morte ha potuto separarla da Lui. In questo contesto di beatitudine, San Luca esprime il grido di gioia di Maria, che canta il Magnificat. Se la Chiesa ha scelto di farci meditare questo brano di Luca così pieno di gioia, non è certamente senza motivo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, non può certo lasciarci indifferenti. Dov'è la Madre? Si riuniscono i suoi figli. E Maria, attraverso questa pagina evangelica, ha tracciato la strada che ci conduce a lei nel seno della Trinità. Come Maria, poniamoci a disposizione di quanti possono avere bisogno del nostro servizio, come lei ha fatto con Elisabetta. Come Maria, che porta ad Elisabetta il Signore, portiamo ai nostri fratelli, attraverso la testimonianza quotidiana, l'annuncio di Gesù. Come Maria, lasciamo scoppiare la nostra gioia per tutte le grazie che Dio ci ha fatto sperimentare nel corso della nostra vita. E come lei, lodiamo il Signore. Se assomiglieremo a lei, saremo davvero suoi figli e staremo con lei. Lei che sta da sempre e per sempre nella gloria del cielo con il suo unico figlio, Gesù. La via a Gesù è la via di Maria. Maria è la via per raggiungere il Signore. Questo ci dice la bellissima festa di oggi.